Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento la nostra video prova del Motorola Moto Lux o Moto Lux, non abbiamo ancora ben capito come si pronuncia. Allora, questo dispositivo presenta una confezione abbastanza classica, compatta, con tinte rosse a richiamare Motorola. Nella parte alta troviamo il dispositivo, abbiamo l'indicazione di caricare immediatamente il terminale sin dal primo utilizzo, abbiamo il caricabatterie standard diviso con il cavo mini micro USB e USB, abbiamo poi le cuffie standard con auricolare integrato. In più un ottimo manualino che ci spiega veramente tutto, molto ben fatto il manualino. Allora andiamo a scoprire le caratteristiche di questo telefono. Vi tolgo soltanto qualche aggeggio da davanti allo schermo. Allora, telefono piuttosto compatto, 117x60x9,8 mm, abbastanza spesso, però le dimensioni compatte ne conferiscono un'ottima ergonomia. Infatti è possibile utilizzarlo con una mano sola senza particolari impedimenti. Design particolare a me non dispiace, abbiamo LED di stato nella parte bassa sinistra del telefono, cosa molto particolare, multicolore. Nella parte sinistra troviamo il connettore micro USB, nella parte inferiore troviamo questa feritoia da cui si può vedere anche il LED di stato. Parte destra, tasto per la fotocamera dedicato, doppia corsa per l'autofocus, bilanciere del volume, parte alta abbiamo il jack da 3,5 e in più il tasto di blocco-sblocco del telefono. Parte posteriore con cover gommata in metallica. Abbiamo anche il sensore da 8 megapixel come ci viene indicato dalla stessa dicitura, vi zoom un po' così potete vedere meglio, e in più il flash LED. Ottimo anche questo bel particolare metallico che abbiamo nella parte bassa della cover posteriore. Allora, il Moto Lux ha un hardware piuttosto modesto, abbiamo un processore da 800 MHz, 512 MB di RAM e un display da 4 pollici, risoluzione 854x480 pixel, con una densità di pixel che purtroppo non supera neanche 244 ppi. Comunque andiamo a scoprire anche il software. Come potete vedere, allo sbloccaggio del display del terminale abbiamo questa bella animazione che ci permette anche alcune scorciatoie, come per esempio la scorciatoia per andare sul browser, per entrare nei profili, nel calendario, nella mail o nelle chiamate. Questo possiamo farlo premendo su una di queste icone trascinandola al centro. Se noi vogliamo sbloccarlo normalmente ci basta trascinare la chiave verso l'esterno del cerchio. Andiamo a scoprire un attimo le caratteristiche di questo terminale dal punto di vista del sistema operativo. Abbiamo Android 2.3.7, una versione di Gingerbread che teoricamente dovrebbe conferire velocità a questo sistema, che purtroppo ha numerosi impuntamenti nella navigazione tra le home. Vi metto una home un po' più articolata tramite i profili del telefono, profili che possono essere scelti da questo menu, profili, inseriamo un profilo da noi creato in precedenza, profilo casa. I profili ci gestiscono sia i widget, le suonerie che le impostazioni dello sfondo. Come potete vedere, con qualche widget abbiamo numerosi impuntamenti, niente di eccessivo considerando che abbiamo un processore single core da 800 MHz e soprattutto 500 MB di RAM che secondo me frenano un po' il dispositivo. Andiamo a scoprire adesso alcune caratteristiche multimediali
direi di iniziare dalla fotocamera. Fotocamera da 8 megapixel che ci dovrebbe garantire ottimi scatti. Purtroppo nelle macro ho registrato dei problemi di rumore. Queste sono le opzioni della fotocamera, abbiamo alcuni effetti, la modalità, il flash e seleziona videocamera. Molto comodo il tasto doppia corsa per gli scatti, autofocus, scatto. Dobbiamo stare fermissimi perché, come vi dicevo prima, purtroppo abbiamo sempre parecchio rumore nelle foto. Come potete vedere non è nitidissimo, magari voi non lo vedete benissimo, ma vi allegherò nella recensione scritta alcune foto che dimostrano questo. Video che non vengono registrati in HD, neanche in HD Ready, purtroppo questo è un altro limite, piuttosto scarsini, e audio, codifica audio anch'essa non sufficiente. Se quindi non è il lato multimediale il punto forte di questo dispositivo, lato browser le cose migliorano leggermente. Noi siamo già su Yahoo, proviamo a navigare un attimo. Navigazione, caricamento delle pagine piuttosto veloce. Pinch to zoom un po' scattoso, questa è una pagina che abbiamo già caricato in precedenza. Proviamo ad andare su un'altra pagina. Adesso siamo sotto rete wifi, come potete vedere è stato abbastanza veloce. Naturalmente ce l'ha caricata in... ce la caricate in mobile, quindi in visualizzazione mobile, quindi non abbiamo grande lavoro da dedicare al caricamento. Torniamo indietro, andiamo su un'altra pagina, andiamo sulla Gazzetta dello Sport. Anche qui c'è la carica in versione mobile, purtroppo essendo in Gingerbread non abbiamo la possibilità di vedere la pagina in formato desktop. Andiamo a scoprire un altro elemento, la riproduzione di suoni e di filmati. Andiamo sulla nostra solita cartella di test in Dropbox. Andiamo indietro e andiamo a scoprire il nostro MP3 di Shakira. Timino che carica la canzone. Allora, il volume è molto, l'audio è molto pulito, però il volume è piuttosto basso. Questo secondo me è una limitazione fatta ad hoc da Motorola per non distorcere il suono ma consentire un audio più pulito. Gli AVI non vengono riprodotti dal player di sistema. Gli MP4 invece sì, questo è un MP4 720p, andiamo a caricarlo, il solito che utilizziamo sempre. Come potete vedere lo carica abbastanza bene. Andando invece ad analizzare i neri di questo display, purtroppo questi sono un po' sfocati, il display non riproduce neri troppo profondi, ma comunque discreti. Ve li avvicino un po', abbiamo una risoluzione che fa vedere leggermente la grana delle icone, ma niente di che. Inoltre Motorola aggiunge alcuni programmi come Quick Office Lite, che possiamo comunque scaricare su qualsiasi dispositivo gratuitamente. Abbiamo la radio FM sempre gradita, abbiamo inoltre un riproduttore multimediale aggiuntivo, musica più. In più abbiamo il Media Server e il Media C, che ci permette di vedere tutti
i contenuti multimediali all'interno della nostra rete intranet. Non abbiamo tanti altri programmi, abbiamo il gestore file, che comunque anche questo è reperibile gratuitamente sul Google Play, e un blocco note molto essenziale. Andiamo a scrivere un messaggio. Nuovo messaggio, tastiera piuttosto classica di Gingerbread, solo la tonalità dello sfondo è stato cambiato. Andiamo magari a scrivere nel testo: ciao Sandro per Nexus. Allora, la tastiera è molto precisa, io mi sono trovato benissimo in questa settimana in cui ho utilizzato il terminale, forse ha qualche piccolo lag, però dopo un po' ci si fa l'abitudine e si va avanti a scrivere senza aspettare la digitazione a schermo. Questo è probabilmente un limite del processore. Abbiamo anche la ricerca rapida nei contatti, come potete vedere. Per il resto l'interfaccia è rimasta praticamente identica, tranne alcuni widget, come per esempio qua abbiamo i programmi più utilizzati e qua i contatti più chiamati. Riassumendo, questo Motorola Moto Lux ci è piaciuto così. Se il design, il LED di stato molto carino nella parte bassa, si illumina quando abbiamo una notifica particolare, è molto carino. Anche l'ergonomia è ottima. Purtroppo il sistema operativo, forse più che l'hardware, ne limita molta l'usabilità giorno per giorno, soprattutto questi continui micro lag tra le schermate ci fanno veramente passare la voglia. Un cellulare che adesso viene venduto a 200-220 euro, che forse quando scenderà sotto i 200 euro fissi potrà essere un cellulare interessante per un acquisto eventuale. Non sappiamo ancora quando e come verrà aggiornato ai Scream Sandwich, speriamo che da questo punto di vista magari qualche modder possa fare la magia e renderlo veramente più fluido. Un saluto da Alessandro per Nexus.